Un'altra volta abbiamo visto il primo capitolo dell'Apocalisse, che è un'introduzione a, appunto, a quello che Giovanni, la rivelazione che Giovanni ha avuto da Gesù, ma è la rivelazione per tutti noi. Adesso entreremo appunto stasera nel capitolo 2 e nel capitolo 3, che sono i capitoli dove vengono raccolte sette lettere alle sette chiese. Vi ricordate, no? Abbiamo visto nelle altre lezioni che questo libro d'Apocalisse Giovanni lo scrive a sette chiese, lo manda, lo indirizza a sette chiese che sono proprio lì nell'Asia Minore, quella che oggi è la Turchia, e sono proprio un cerchio, no? Fa come un cerchio partendo da Efeso, no? E segue appunto sulla mappa, no? Questo tragitto, toccando queste sette città, e in ogni città appunto c'era una chiesa. E vediamo che Gesù ha una lettera per ognuna di queste chiese. La cosa molto interessante è quello che queste lettere non vengono scritte individualmente, cioè non è che Giovanni ha mandato la lettera di Efeso ad Efeso, la lettera di Tiatira a Tiatira, no, la lettera di Smirne a Smirne, ma la stessa appunto rotolo, no, viene mandato a tutte e sette le chiese, cioè arriva ad Efeso, poi da Efeso probabilmente l'hanno trascritto così com'era e l'hanno mandato alla chiesa successiva, lì l'hanno trascritto, un rotolo si sono tenute loro e l'altro l'hanno mandato, no? Così ha fatto il giro. Ed è interessante questo perché vediamo che in queste lettere, come andremo a vedere, non sono tutte rose e fiori. Ma vediamo che Gesù ha degli elogi ma anche dei rimproveri, e sono anche abbastanza pesantini in un certo senso, no? E quello che succede è che la chiesa di Smirne quindi viene a sapere cosa succede ad Efeso, ma la chiesa di Efeso viene a sapere cosa succede a Smirne. Cioè Gesù, vedi qui, ci mostra che lui non ha niente da nascondere, per lui è la sua chiesa. Sì, è suddivisa in chiese locali, ma per lui è una chiesa. E noi andremo a guardare queste sette chiese in questo modo, cioè come una chiesa. Credo che queste lettere sono appunto per la chiesa del primo secolo, del 90 dopo Cristo, quando Apocalisse è stato Cristo, la chiesa del 200 dopo Cristo, la chiesa del 600, la chiesa del 1000, la chiesa del 2000 e la chiesa del 2023. Cioè troveremo delle istruzioni, degli incoraggiamenti, troveremo delle riprensioni o degli avvertimenti in queste lettere che valgono tutti, no, per la Chiesa. Poi ovviamente, no, ovvio, spero che non cadremo in tutte le riprensioni che ci sono, però no, dobbiamo fare attenzione. Perché no, dico questo? Perché uno dei modi come è stata vista spesso, no, queste sette chiese, sono sette periodi storici della Chiesa, no? E quello che appunto di solito mostrano è che ad esempio Efeso è la chiesa del primo secolo, Smirne è il periodo della persecuzione, Pergamo l'era di Costantino, quando la chiesa diventa appunto la cristianità diventa la religione di Stato, Tiatira è il periodo del Medioevo, Sardi la riforma protestante, Filadelfia il periodo missionario, no, nel 1800, no, 1600, 1800, no, i grandi missionari, no, l'evangelizzazione dell'Africa, del Sud America. E infine Laodicea, l'ultimo tempo della Chiesa, cioè quello in cui siamo adesso. È un modo di vedere appunto anche queste chiese, però ci sono parecchie discrepanze, uno deve un po', no, aggiustare la cosa, ecco, per vedere. Può anche essere questo, non diciamo di no. Ma noi andremo più che altro a vedere appunto quelle che sono gli incarichi, quello che Dio ha, che Gesù sta dicendo alla Chiesa, e andiamo a vedere come possiamo applicarlo a noi per imparare a non cadere negli errori di quella Chiesa, a saperci proteggere e ad essere anche incoraggiati, perché ci sono parecchi incoraggiamenti. Qui ho preparato appunto un grafico. Vediamo, no, le sette chiese, quindi nella linea, no, verticale, e quello appunto che queste chiese ricevono,
no? E ad esempio, no, tutte e sette ricevono ovviamente un incarico, inizia, no, con appunto all'angelo della Chiesa, no? Angelo significa anche messaggero, e angelo, no, qui in questo caso promette al pastore della Chiesa da riportare queste cose appunto, no, alla Chiesa. E vediamo appunto, oh, che cosa dice. Ci sono tratti caratteristici di Cristo. Tutte e sette incominciano dove Gesù si presenta a questa chiesa, no, la chiesa. Primo dice alla chiesa di Efeso che ha le sette stelle. No? Abbiamo visto l'altra volta, no, cosa significava che Gesù ha in mano appunto le sue chiese. No? Ed è interessante perché quella parola ha in mano significa proprio che le tiene strette, sicure, quando hai qualcosa in mano che tieni sicuro, che non ti può sfuggire. E così Gesù tiene le sue chiese, e anche la chiesa di Efeso gli dice: non ti preoccupare, che anche tu sei nelle mie mani, anche se poi vedremo c'è qualcosa. A Smirne dice che lui è il primo e l'ultimo che fu morto e tornò in vita. A Pergamo ha la spada affilata a due tagli. Poi, se mi sposti, no? Mi sposto un po' di là, qua. A Tiatira dice agli occhi come fiamma di fuoco, a Sardi ai sette spiriti di Dio e le sette stelle, a Filadelfia alla chiave di Davide, apre, chiude, chiude e apre. E a Laodicea lui è Amen, il testimone è il principio della creazione. Vediamo, se guardiamo in serie proprio appunto come Gesù si presenta, abbiamo proprio, oh, vediamo questo re, no? Questo re in cielo, che è lui che domina sulla chiesa, controlla la chiesa, è la sua chiesa. Pietro gli ha detto: io edificherò la mia chiesa, quindi dice: no, tranquilli, perché l'autorità, la potenza è tutta in mano a me. E poi incomincia con degli elogi. È sempre buono, no, iniziare con gli elogi, no? Uno non inizia subito con la riprensione, no? Ma per attirare l'attenzione inizia con degli elogi, no? Gesù è bravo in questo. E a Efeso parla appunto della sua opera, della sua fatica, della sua costanza. A Smirne la elogia per la tribolazione, per la povertà e per la calunnia che deve subire. A Pergamo perché è fedele al suo nome. A Tiatiri per il suo amore, la fede, la costanza, il servizio. Sardi nessun elogio, no? Ci sono due chiese, la chiesa di Sardi e la chiesa di Laodicea, che non ricevono nessun elogio. A Filadelfia invece una porta aperta, serbato la mia parola. Poi arrivano i rimproveri. Efeso, appunto, oggi andremo a vedere in particolare la chiesa di Efeso, no? Che ha abbandonato il primo amore. A Smirne nessun rimprovero. Ci sono due chiese, come ci sono due chiese che non hanno nessun elogio, ci sono due chiese che non hanno nessun rimprovero, Smirne e Filadelfia. Invece a Pergamo dice che alcuni professano la dottrina di Balaam. Tiatiri tolleri Jezebel. A Sardi addirittura sei morto, e a Laodicea sei tiepido, né freddo né fervente, no? Questi sono i rimproveri che Gesù ha per la sua chiesa. Poi ci sono delle correzioni, no? Ovviamente quando rimproveri qualcuno poi devi anche correggerlo, e quindi dice ad Efeso: ricorda, ravvediti e compi le opere di prima. Quindi hai lasciato primo amore, torna a quel primo amore. A Smirne non c'è nessuna correzione, non c'è bisogno. A Pergamo ravvediti. A Tiatiri tribolazione se non si ravvedono. A Sardi sii vigilante e rafforza la tua fede. Filadelfia non abbiamo nessuna correzione perché non c'è nessun rimprovero. E a Laodicea compera del collirio per ungerti gli occhi. Poi le esortazioni: chi ha orecchi ascolti. A tutte e sette le chiese dice: chi ha orecchi ascolti. E ci sono le promesse del patto, le promesse per chi vince. Se non riusciamo a vederlo qua, poi ve lo mando comunque, no? Facciamo così, poi vi mando questo schema. Promesse del patto: al vincitore darò la manna da mangiare, non sarà colpito dalla morte seconda,
darò della manna nascosta, una pietruzza bianca, un nome nuovo, darò la stella del mattino, l'autorità sulle nazioni, sarà vestito di vesti bianchi, la colonna scriverò su di lui e chi vince lo farò sedere. No? Quindi a tutte e sette poi dà delle promesse future. No? Ovviamente se accettano la correzione, ovviamente se sono pronte a seguire fino in fondo, no, quello che è il Signore. Ma andremo a vedere queste sette chiese appunto una per una, no? E applicheremo queste sette chiese, no, a noi, cioè andremo a imparare dai loro sbagli, perché credo che sia quello il punto di Gesù. Gesù ci mostra la condizione di quelle chiese, siamo appena nel 90 dopo Cristo, cioè era 60 anni che Gesù era morto sulla croce ed era risorto, non è poi così tanto tempo. Siamo nella seconda generazione di credenti, tutti gli apostoli sono morti, quella generazione, diciamo, di Gesù, no, è morta, è rimasti pochi come Giovanni o qualche altro novantenne, no, ma sicuramente erano pochi, e questa è una nuova generazione di credenti a cui vengono scritte queste lettere. E vedremo appunto, no, qual è, no, la loro forza e qual è, no, la loro debolezza. Allora vogliamo iniziare oggi con la chiesa di Efeso. In Apocalisse capitolo 2, dal versetto 1 al 7, possiamo leggere insieme quello appunto che Giovanni scrive. Dice: all'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo a sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. Sei costante, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Allora, parliamo di Efeso. In questa città, no, che è la più vicina all'isola di Patmos, era un porto molto molto frequentato. Efeso era la città principale, pensate, aveva 250.000 abitanti, quindi stiamo parlando di città molto grandi, no? Spesso ci immaginiamo le città a quel tempo così, no? Come piccoli paesini, no? C'erano città, no? Roma aveva milioni di abitanti a quel tempo e Efeso, ad esempio, aveva 250.000 abitanti, era una provincia romana dell'Asia. Efeso deteneva lo status di città libera, si autogovernava, ma era altresì controllata regolarmente dal proconsole romano. Vi do alcune informazioni su questa città, perché ci servono anche per comprendere appunto, no, perché questa lettera e cosa accadeva in quella città. Perché comunque la chiesa, bene o male, è sempre influenzata dalla cultura del posto dove vive. Le chiese in Sud America sono in un modo, ma perché c'è una cultura lì. Le chiese in Cina sono in un altro modo, perché c'è una cultura. Le chiese in Europa sono in un altro modo, perché c'è una cultura. Comunque la chiesa è influenzata dalla cultura, l'ambiente dove vive. E anche a quel tempo ognuna di queste città, andremo a vedere, era molto influenzata, ognuna di queste chiese, dalla città dove stava. La città conteneva un grande centro commerciale con un importante porto. Nel 29 dopo Cristo gli Efesini costruiscono il famoso tempio dedicato ad Artemide, conosciuta anche come Diana, che era la dea della fertilità. L'adorazione dovuta a questa dea vedeva la prostituzione sacra e l'immoralità in ogni sua forma. Immaginiamo
un luogo simile, con l'affluenza di marinai che aveva, era un grande porto, ma centinaia di marinai arrivavano e partivano ogni giorno, con un tempio dove ci saranno state circa 600 prostitute, donne, uomini, no? Queste prostitute sacri. Cosa non succedeva, no, lì dentro, più tutto quello che c'era ovviamente nella città. Era veramente una città che era ossessionata dal sesso, no? E questo ci interessa a noi, perché oggi viviamo in una società ossessionata dal sesso, no? Non abbiamo il tempio di Artemis, non abbiamo sacerdoti sacri, ma abbiamo internet, che è molto peggio. I ragazzini nostri soprattutto sono continuamente ossessionati appunto dal sesso. Avete visto anche quei ragazzini che hanno violentato, no? quella ragazzina che era a Palermo, hanno detto: volevamo fare come nella pornografia. Cioè sono talmente pieni di pornografia che poi quello che entra qui deve uscire. Tutto quello che tu metti qua, questo non è altro che un registratore che poi fa uscire quello che hai messo dentro. E allora è chiaro, no? Che poi i risultati li vediamo in pratica tutto intorno a noi, e purtroppo il peggio deve ancora venire. Comunque vediamo che Efeso non era diversa da una delle nostre città. Immaginate l'Apostolo Paolo che arriva ad Efeso e predica per 2 anni in una città del genere, e predichi la moralità, predichi il matrimonio, predichi appunto, no, che una persona deve rimanere integra, no, in mezzo a una società che credeva esattamente l'opposto. Quindi vediamo che non siamo soli, no, in questo lavoro. È proprio come oggi. Il Tempio divenne una delle 7 meraviglie del mondo. Questo Tempio, tra le altre cose, offriva asilo ai criminali che volevano andare. Dopo andremo a vedere una cosa. Mo che è successo? Manca solo che si blocca il computer e stiamo a posto. Oggi proprio va. Ah, ecco, si è mosso. La città di Efeso pululava di religioni pagane, le arti magiche erano molto popolari, erano famose le lettere di Efeso. Erano delle lettere, tu andavi a Efeso, andavi a questo tempio, appunto il tempio di Diana, o c'era il tempio di Giove, c'erano altri tempi, e loro ti davano una lettera che era come una profezia per te. No, e tu ti portavi via questa lettera, poi credevano che lì c'era la guarigione, allora ti compravi la statuina di Diana, no, per la fertilità, se non potevi avere figli, no. Insomma, c'era tutto questo. Immaginatevi oggi Lourdes, immaginatevi oggi Maggiugorje, esattamente la stessa cosa. Tu vai lì, mi ricordo tempo fa, facevo una cellula, questa donna insomma, stava crescendo nella fede, insegnavamo la Bibbia, no? Avevamo la cellula a casa sua, e un giorno parte, non sapevo, no? Va e torna, ed era stata a Maggiugorje. E mi presenta una lettera appunto che aveva preso a Maggiugorje, la profezia della Madonna per lei, aveva questa pergamena con scritto questo, così colà. Da quel momento era una donna che aveva avuto una liberazione da demoni, no? Insomma il Signore l'aveva curata, veramente aveva operato, eppure è tornata, ha passato un viaggio a Maggiugorje, ha perso tutta la fede, tutto quello che aveva, con una lettera. E non sono cose nuove, succedevano nel 90 d.C. ad Efeso, no? Le statuine, tutto quello che oggi vediamo è una replica di quello che succedeva lì ad Efeso. E facevano molti soldi con i pellegrini che si recavano lì da tutto il mondo. La statua di Artemide era piuttosto brutta, perché era nera, era piena di seni, no? Questa donna tutta piena di seni, piuttosto grossa, no? E non si sapeva, era talmente antica che non si sapeva da dove veniva. Ecco perché, no? Anche nel libro degli Atti, no? Pensavano che questa statua fosse caduta dal cielo addirittura, no? Veniva direttamente dal cielo e adoravano questa statua.
Paolo si trattenne ad Efeso per 2 anni nel suo terzo viaggio missionario, leggiamo in Atti 19, ed è veramente un lavoro molto duro ma molto efficace di Paolo. Dopo Paolo arriva l'apostolo Giovanni, che divenne più tardi il pastore della chiesa di Efeso. La tradizione dice che Giovanni nella sua vecchiaia continuava a dire: figlioletti, amatevi gli uni gli altri, no? Come scrive anche nelle sue lettere, no? Troviamo nelle lettere di Giovanni: figlioletti, amatevi gli uni gli altri, perché era stato pastore di una chiesa che aveva perso il suo primo amore, no? Ecco perché le sue lettere sono così piene d'amore, no? Il suo Vangelo è pieno d'amore, lui descrive se stesso come, no, il discepolo che Gesù amava, parla sempre dell'amore. Era stato pastore di una chiesa che purtroppo questo amore lo aveva perso. Allora, incominciamo a vedere, no? L'elogio, no? Gli dice: sei costante, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato, no? Efeso era una chiesa che aveva costanza, no? La chiesa di Efeso amava profondamente il nome di Gesù ed era pronta a lavorare sodo per non contaminarlo, per non contaminare la grazia che si è impersonificata in quel nome. Non volevano contaminarla con immoralità, con legalismo, con false dottrine, religioni carnali, no? Non volevano che si innalzasse l'uomo e quindi lavoravano sodo per il nome di Gesù, cioè per la dottrina, per il carattere di Gesù, per mantenere Gesù quello che lui era. Il problema, come andiamo a vedere, che non si stancavano nello studio, non si stancavano nelle dottrine, non si stancavano a vedere che tutto fosse appunto secondo le giuste dottrine degli apostoli, di quello che avevano imparato ovviamente da Paolo e da Giovanni. Efeso non si era stancata, ma c'è un appunto che Gesù ha verso questa chiesa e stiamo attenti anche noi a quello che è accaduto a questa chiesa. Vedi, la prima generazione di cristiani erano infiammati per Gesù, non avevano i Vangeli scritti, non avevano le lettere di Paolo, non avevano, avevano solo l'Antico Testamento, però erano talmente infuocati e pieni dell'amore per Gesù, che erano pronti a darsi nella bocca di un leone, a farsi mangiare da un leone, erano pronti a qualunque cosa, spinti da questo amore. Questa era la prima generazione, quelli ripieni di Spirito Santo. Ora la Chiesa arriva alla seconda generazione e hanno imparato molto da quella prima generazione, appunto dall'Apostolo Paolo, da Giovanni, e quindi sono molto fermi nella dottrina, nella conoscenza, nello studio, ma hanno appunto perso il primo amore. Questo è un pericolo per la Chiesa. Pericolo per la Chiesa che si può tanto concentrare sulla parola, no? Da dimenticare poi lo Spirito Santo e l'amore per lo Spirito Santo e per Cristo. Noi dobbiamo sempre mantenere quel giusto bilanciamento tra la parola, lo studio della parola, conoscere la parola, mantenere le dottrine e però sempre avere quel fuoco dentro, quel fuoco che non si spenga. Quindi c'è un rimprovero, appunto, gli dice: bravo, hai sopportato molte cose per il mio nome, hai mantenuto le dottrine, ma devo dire che ho questo contro di te, gli dice Gesù, che hai abbandonato il primo amore. In versetto 4 di Apocalisse 2, hai abbandonato il primo amore. Alle volte possiamo diventare dei cristiani professionisti, no? Che conoscono le scritture, le dottrine, che sanno rispondere in modo apologetico alle contese teologiche, no? Conoscono le false dottrine, le false religioni, possono dibattere a tutto, però gli manca il fuoco, gli manca quel primo amore, gli manca l'innamoramento di Gesù. Loro avevano fatto lo stesso errore che fanno tante coppie quando si sposano. Incominciano con l'innamoramento, no? Un matrimonio inizia sempre con un periodo di innamoramento, di fidanzamento, innamoramento dove tutto è bello, dove tutto è perfetto, dove tutto è meraviglioso. Poi però non
passano, perché l'innamoramento prima o poi finisce, anche l'innamoramento di Gesù, cioè tu vieni, ti converti, nasci di nuovo, vieni in chiesa, tutto è meraviglioso, la chiesa è il paradiso su questa terra, tutto è fantastico. Però l'innamoramento dura un periodo, no? Gli psicologi dicono che un innamoramento può durare al massimo 2 anni, non può durare di più. È fatto proprio per durare un periodo. Dopo viene l'amore, l'amore maturo, no? L'amore è quello che diventa una scelta. Ed è questo, probabilmente, che questi credenti di Efeso non erano riusciti a passare, si erano fermati solo alla conoscenza, come un matrimonio può andare avanti solo per conoscenza, i due si conoscono così bene che vanno d'accordo, che tutto è accordo, ma non è amore. E si può andare avanti così, e questa chiesa andava avanti in accordo con Gesù. Si conosceva Gesù, conosceva le scritture, avevano le lettere di Paolo, avevano tanto, no? Però Gesù dice: io ti voglio vedere pieno di amore per me. Non deve essere, tante volte anche ho sentito dei credenti che dicono: ah, vorrei tornare appunto al primo amore, appena ero nato di nuovo, volevo tornare lì. No, non si torna lì, non puoi tornare lì, perché come non puoi tornare un bambino di 6 mesi. No? O non puoi tornare un bambino di 4 anni, no? Sarebbe bello, ogni tanto noi vorremmo tornare fra le braccia di mamma, no? Ad essere allattati, ad essere curati, tutto pronto per te, devi solo fare wow wow e tutto, tutti sono lì intorno a te, ma è un periodo, no? È così, no? Nasci di nuovo. Ok, sei innamorato di Gesù, sei innamorato della Chiesa, sei innamorato di tutto questo nuovo mondo che scopri, no? Però poi devi crescere. E come cresci nella conoscenza della parola di Dio? Cresci nell'amore. No? Cominci ad amare Gesù, ad amare lo Spirito Santo in maniera più matura. Lo ami anche quando arrivi in chiesa e non è quella chiesa fantastica e meravigliosa dove tutti sono belli, buoni, bravi e sono lì per te e ti amano e ti vogliono bene, ma cominci a notare che anche in chiesa ci sono dei difetti, perché la chiesa è fatta da esseri umani e ci sono dei difetti, ci sono cose magari che, no, non sono esattamente quello che ti aspettavi, ma tu continui ad amare Gesù e continui ad amare il tuo fratello e la tua sorella, perché Gesù ha detto: riconoscerete che siete miei dall'amore che avete gli uni gli altri. Non amiamo solo Dio, ci amiamo anche fra di noi, e deve essere un amore maturo, basato su una scelta di volerci amare, così come scegli di amare tuo marito o tua moglie anche quando, no, lascia i calzini in giro, no, o fa qualche altro disastro, giusto? E quindi questo è il rimprovero che Gesù, no? Gesù vuole che manteniamo sempre accesa questa fiamma. Perché questo qua si blocca? Cavolo di computer. Allora, proviamo. Allora, la correzione. Dopo il rimprovero c'è la correzione. Ricorda dunque da dove sei caduto. Versetto 5. Ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Quindi vediamo che Gesù è pronto a rimuovere il candelabro. Questo non è tremendo? Il candelabro rappresenta lo Spirito Santo, la presenza dello Spirito Santo in una chiesa. E Gesù dice: se non ti ravvedi, se non fai qualcosa, se continui solamente nelle dottrine, se continui solamente nella conoscenza, se incominci magari a gonfiarti per tutta la conoscenza che hai della parola di Dio, delle dottrine, di tutte queste cose, e sai magari gestire una bella chiesa e fare tutte le cose, l'adorazione giusta, con i cantanti giusti, la predica giusta, tutte le cose giuste, però Gesù dice a un certo punto: se non c'è l'amore, io tolgo il candelabro. Noi sappiamo che nel Tempio il candelabro rappresenta la luce di Dio, lo Spirito Santo. E sapete quante volte questo è successo in 2000 anni di storia della Chiesa?
Quanti movimenti di Spirito Santo, nati nella potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo prende magari un uomo, una donna o un gruppo in un'area, manda un risveglio, infuoca queste persone, cominciano a spandere il Vangelo, crescono delle chiese, diventa un movimento grande che cambia addirittura anche la società, cambia una città, no? E poi queste chiese, seconda generazione, terza generazione, diventano istituzioni che magari funzionano benissimo a livello sociale, aiutano i poveri, fanno tante cose come l'esercito della salvezza, no? O magari appunto hanno delle bellissime chiese meravigliose dove fanno tante attività per i giovani, per questo, per quello, ma Gesù ha tolto il candelabro. Non c'è più amore, non c'è più Spirito Santo. Questo è il pericolo. È il pericolo anche per il credente, non solo, questo è un pericolo per i movimenti, ne abbiamo visti tanti nella storia, nascere appunto questi movimenti di Spirito Santo, fondare chiese e poi diventare istituzioni, può succedere in una chiesa locale, per la chiesa locale che alla fine diventa solamente un gruppo di amici che si incontrano insieme, fanno il club chiesa evangelica, oppure può succedere un individuo. Può succedere personalmente a un individuo che a un certo punto perde quell'amore, perdi anche la comunione con lo Spirito Santo, perdi il fuoco dello Spirito Santo, perdi la passione e diventi un cristiano professionista. Sai venire in chiesa, sai alzare le mani al momento giusto, sai pregare nel modo giusto, sai lodare, sai magari anche condividere una parola o dare la testimonianza, ma senza amore. Paolo dice ai Corinzi, senza amore io sono un cembalo risonante, faccio dang, dang, dang e tutto quello che puoi sentire da me. Senza amore veramente perdiamo tutto. Questa è la triste storia della Chiesa e vediamo che non sia anche la nostra. Poi dà un altro elogio però a questa chiesa, dice vabbè aspetta non è tutto perduto, dice tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesto. E voglio prendere un po' di tempo per parlare di questi Nicolaiti, perché? Perché ce ne sono ancora in giro tanti di Nicolaiti. Non si chiamano più Nicola, si chiameranno Francesco, si chiameranno Peppino, però ce n'è tanti e andremo a vedere perché. Alcuni antichi commentari dicono che questi Nicolaiti avevano preso nome da Nicola, uno dei sette diaconi della Chiesa di Gerusalemme, vi ricordate, no? Quando gli apostoli devono ritirarsi per pregare, per studiare la parola, prendono e chiamano sette ripieni di Spirito Santo, tra cui c'è appunto Stefano, primo martire, c'è Filippo, il grande evangelista, sono sette di loro a cui danno il ruolo di gestire le cose della Chiesa, no? Le mense per i poveri ed altre cose. E sembra che questo Nicola, uno di questi sette, poi si sia allontanato, ma alcuni antichi commentari, andremo a leggere qualcosa di questo, dicono di sì, che era lui che ha iniziato questi Nicolaiti, altri dicono di no, che sono stati fraintesi i suoi insegnamenti. Oh, andremo a vedere, io gli do per buono la seconda, ma andremo a vedere. Allora, vediamo. Perché non mi rispondi più dopo un po'? Questo lo butto nel cestino. Allora, una cosa interessante appunto è il nome di questi Nicolaiti, perché Nicola in greco è Nikolaos, che deriva da Nikan conquistare e Laos popolo. Quindi il nome Nicolaiti probabilmente non era preso da Nicola, ma era proprio il fatto che significa conquistatore di popoli. E la cosa interessante è che in ebraico il nome Balaam, chi si ricorda chi è Balaam, il famoso falso profeta, il nome Balaam deriva da due parole ebraiche, Bela, conquistare, e Aham, popolo. Quindi il nome Nicolaiti e il nome Balaam
semplicemente in greco e in ebraico hanno lo stesso significato, conquistatore di popoli o conquistatore del popolo. E questo è interessante perché poi nella lettera a Pergamo, no, alla chiesa di Pergamo, vediamo che i due nomi sono associati. Di nuovo troveremo il nome Nicolaiti e questa volta appunto associato col nome, no, di Balaam. E chi è questo Balaam? Vi ricordate, no? Gli israeliti furono indotti a unirsi a unioni illegali e sacrileghe con donne moabite. No? Troviamo in Numeri 31, no? 16, versetto 16, troviamo che la seduzione è sicuramente attribuita all'influenza malvagia di Balaam. Balaam quindi nella storia ebraica rappresentava un uomo malvagio che seduceva la gente al peccato. Questi spiriti, insieme con Jezebel, perché poi troveremo in queste lettere anche Jezebel, quindi abbiamo Nicolaiti, Balaam e Jezebel. Tutti e tre, Jezebel la troviamo nella chiesa di Tiatira, seducono il popolo di Dio per portarlo alla fornicazione, a compromessi con il mondo. Così come i Nicolaiti, che ritenevano che il corpo potesse essere usato a proprio piacimento e che ci si poteva adattare alle culture del mondo in cui si viveva. Ecco perché vi ho voluto spiegare cosa accadeva nella città di Efeso, perché questi Nicolaiti volevano adattarsi al mondo, alla cultura, no? In cui erano, adattare la Chiesa alla cultura appunto in mezzo alla quale vivevano. Abbiamo visto che razza di cultura era. Quindi loro ritenevano che il corpo poteva essere usato a proprio piacimento, che ci si poteva adattare alle culture del mondo in cui si viveva. Così facendo però sarà il mondo a cambiare la cristianità e non la cristianità a cambiare il mondo. Noi dobbiamo ricordarci che Gesù ci ha chiamato a cambiare il mondo. Voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Non dobbiamo permettere al mondo di cambiare noi. Noi non ci dobbiamo mai adattare al mondo, ma deve essere l'opposto. Però questi Nicolaiti volevano fare questo. Vediamo ora cosa hanno da dirci i primi storici della Chiesa su questi Nicolaiti. Allora, la maggior parte di loro appunto lo identifica con i seguaci di Nicolao, no? Il proselite di Antiochia, no? Quello che abbiamo visto prima, ma non, grazie a Dio, non tutti, no? Ad esempio, Ireneo, no? Dice, questi sono i primi commentari che noi troviamo sulla Bibbia, sono i padri della Chiesa che hanno vissuto intorno al 150, 200, no, 300 dopo Cristo e iniziavano a scrivere appunto dei commentari sul Nuovo Testamento. Ireneo, ad esempio, dice dei Nicolaiti che vissero vite di sfrenata indulgenza. Ippolito dice che era uno dei sette che si allontanò dalla dottrina corretta, aveva l'abitudine di inculcare nell'indifferenza il cibo e la vita. Le costituzioni apostoliche descrivono i Nicolaiti come spudorati e impuri. Clemente di Alessandria dice che si abbandonano al piacere come capre, conducono una vita di indulgenza verso se stessi. Ma assolve Nicolaus da ogni colpa e dice che hanno pervertito il suo detto, che la carne deve essere abusata, no, ma lui intendeva deve morire la carne, no, devi far morire la carne, come ci dice Paolo. Invece loro dicono, ah, allora se devo abusarla, abuso in tutti i miei piaceri e quello che voglio. E vediamo che il Nicolaita quindi era, ovviamente insegnava una vita dissoluta. No. Il problema era proprio questo, che questi Nicolaiti lavoravano dall'interno della Chiesa, si introducevano nella Chiesa, facevano i cristiani in Chiesa, facevano i credenti in Chiesa, non li potevi distinguere fra un credente e un altro credente mentre erano in Chiesa, ma poi appunto fuori davano libero sfogo a tutte le loro passioni, diciamola così, e poi portavano queste dottrine all'interno anche della Chiesa, questa idea. Vediamo se riusciamo a identificare
un po' più chiaramente il loro punto di vista e il loro insegnamento. La lettera a Pergamo ci racconta che essi inducevano le persone a mangiare carne offerta all'idolo e all'immoralità. Quando andiamo a vedere il decreto appunto del Concilio di Gerusalemme, il primo decreto lo troviamo in Atti capitolo 15, versetto 28-29, cos'è che la Chiesa di Gerusalemme dice che questi pagani che si convertono, questi gentili che si convertono, dicono solo due cose: non devono diventare ebrei, non devono circoncidersi, non hanno bisogno di diventare ebrei. Però ci sono due cose: non devono mangiare la carne sacrificata agli idoli. Ricordiamoci che a quel tempo in particolare, cioè, l'idolatria era la normalità, le religioni pagane erano la normalità in tutto l'impero romano, in tutto il mondo, quindi era qualcosa di molto importante. Quindi dicono: non devi mangiare la carne sacrificata agli idoli, non devi avere niente a che fare con gli idoli, ti devi separare da questo mondo. E poi, dice, la fornicazione, l'impurità, no? Devono astenersi appunto, no? Dalla fornicazione. Perché? Perché a quel tempo appunto nel mondo pagano era, come abbiamo visto, una società, no? Che era molto lasciva proprio, molto immorale, no? Rapporti fuori del matrimonio erano la normalità. Oh, quindi la gente veramente si lasciava a ogni tipo di immoralità, più o meno come oggi. E quindi la Chiesa dice: queste due cose sono importanti, e sono proprio queste condizioni che i Nicolaiti trasgredivano. E qual era la sua scusante? Ascoltate bene, perché la trovate oggi su internet, oggi li trovate quelli che predicano come i Nicolaiti. La prima cosa che dicono: la legge è abolita, no? Pertanto non esistono leggi, abbiamo il diritto di fare ciò che vogliamo. Loro confondevano la libertà cristiana con la licenziosità non cristiana. Una cosa è la libertà cristiana, un'altra cosa è la licenziosità non cristiana. Erano proprio il tipo di persone a cui Paolo esortava a non usare la propria libertà come un'opportunità per la carne. La lettera ai Galati, in particolare il capitolo 5, versetto 13, ci insegna proprio quello, che la grazia non ci è data per fare quello che vogliamo. No? La legge Gesù non l'ha pagata sulla croce per farci fare quello che vogliamo, ma proprio per liberarci da quelle cose che ci tenevano prigionieri, come l'immoralità. Seconda cosa, dicevano, probabilmente sostenevano che il corpo è comunque malvagio e che un uomo può farne ciò che vuole perché non ha importanza. Dice: tanto il corpo deve morire, no? Lo lasciamo qua, sulla terra, fa parte di questo mondo, fa parte della nostra vecchia natura e quindi puoi usarlo come vuoi. Tanto non ha nessun impatto sul tuo spirito. Paolo ha detto che, ad esempio, se ti unisci con una prostituta, diventi una sola carne con lei e ti becchi i suoi spiriti. C'è una trasmissione spirituale nell'atto sessuale. No, questo è chiaro, l'ho spiegato chiaramente. Quindi non è vero che puoi fare ciò che vuoi e rimanere comunque poi, no? L'altra cosa che dicevano: sostenevano che il cristiano era talmente difeso dalla grazia, sentite questo, stiamo parlando del 90 dopo Cristo, sostenevano che il cristiano era talmente difeso dalla grazia che poteva fare qualsiasi cosa senza subirne alcun danno. Tanto c'è la grazia, sono sotto la grazia, Dio mi perdona di tutto, m'ha già perdonato dei miei peccati di ieri, di oggi, di domani. Dov'è il problema? Se pecco, se faccio quello che voglio. Quindi riuscivano a trovare queste scusanti. No? E oggi ci sono ancora tanti Nicolaiti che trovano le scusanti per poter fare quello che vuole. Cosa si nascondeva dietro a questa perversione nicolaita della verità? Il problema era la necessaria differenza tra la società cristiana e quella pagana in cui si muoveva. I pagani non esitavano a mangiare la carne offerta agli idoli e gli veniva offerta in ogni occasione sociale. Potrebbe un cristiano partecipare a una festa del genere? I pagani non avevano idea della castità. I rapporti sessuali al di fuori del matrimonio erano accettati come del tutto normali e non comportavano vergogna, anzi, no? Uno se ne vantava. Quante avventure aveva fatto. Un cristiano
deve essere così diverso? Beh, io direi di sì. Dobbiamo essere diversi in questa società. La gente si deve accorgere che noi siamo diversi. Se non si accorgono che siamo diversi, c'è un problema con noi, non con il mondo. I Nicolaiti suggerivano che non c'era motivo per un cristiano, che un cristiano non dovesse scendere a patti con il mondo. Ma guarda, vi leggo cosa scrive Sir William Ramsay. Descrive così il loro insegnamento. Fu un tentativo di raggiungere un ragionevole compromesso con gli usi consolidati della società greco-romana e di conservare il maggior numero possibile di quegli usi nel sistema di vita cristiano. Questo insegnamento, naturalmente, colpì la maggior parte delle classi superiori, le classi sociali più alte, perché avevano molto da perdere se fossero andate fino in fondo con la richiesta cristiana. Per Giovanni i Nicolaiti erano peggio dei pagani perché erano il nemico dentro le porte. Ed è questo, vedi? E infatti questi Nicolaiti attraevano molto le classi sociali più alte, perché ovviamente più soldi hai, più occasione di peccare hai, giusto? No? E quindi quelli lì preferivano, gli piaceva il Nicolaite, quindi attiravano a sé, no? Questo tipo di persone. Come oggi, esempio, no? Christian Scientist, no? Avete conosciuto noi Christian Scientist, tutti i ricconi vanno dietro a questo Christian Scientist. Perché? Perché ti fa credere che tu sei Dio, che tu puoi fare quello che vuoi, che tu sei padrone di te stesso e padrone del mondo, e avendo pure i soldi e tanti, ovvio che no, puoi fare veramente quello che vuoi. Succedeva già al tempo di Giovanni. I Nicolaiti non erano preparati ad essere diversi, erano più pericolosi di tutti gli eretici dal punto di vista pratico, perché se il loro insegnamento avesse avuto successo, il mondo avrebbe cambiato il cristianesimo e non il cristianesimo il mondo. Grazie a Dio la chiesa di Efeso e le altre chiese del tempo hanno resistito a queste dottrine, e sappiamo che un secolo dopo le cose sono cambiate molto, la cristianità ha conquistato il mondo. E poi abbiamo, per concludere, la promessa alla chiesa di Efeso: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, e a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. La promessa è di mangiare dall'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Sapete che tra le altre cose ad Efeso, vicino a questo tempio proprio, no, di Artemide, c'era un albero grandissimo, un albero molto grande, e a quest'albero i malfattori, no, i criminali, se riuscivano a scappare e riuscivano ad arrivare a quest'albero e a nascondersi sotto quest'albero, non potevano essere toccati. E poi quelli appunto del tempio li prendevano e li portavano nel tempio, e lì, no, non avrebbero più scontato la loro pena, ma probabilmente finivano a diventare appunto questi sacerdoti di questa dea, no? Ma è interessante, no, che lì Gesù dice proprio a questi di Efeso che lui gli darà da mangiare del vero albero della vita, no? L'albero dove è scritto in Apocalisse 22 verso 14 e 15 dice: beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Così si concluderà poi Apocalisse 22, 14 e 15. E quindi vediamo, no, che è chiaro, chi può andare all'albero della vita? Chi ha lavato le sue vesti nel sangue di Cristo Gesù, chi ha lavato i propri peccati, chi ha lavato la propria vita in quel sangue prezioso di Cristo Gesù e ha amato Cristo Gesù fino alla fine. No? Chi preferisce questo mondo non potrà neppure avvicinarsi a questo albero, non avrà il dono della vita eterna. E quindi impariamo da questa lettera agli Efesini a mantenere sempre vivo il nostro amore.
non solamente appunto l'insegnamento, la dottrina, la conoscenza, ma l'amore, un amore maturo, un amore che può crescere ogni giorno, che può diventare sempre più fermo. Quando tutto va bene, amo Cristo Gesù. Quando tutto va male, amo Cristo Gesù. Quando rispondo alle mie preghiere immediatamente come prego, bam, succede tutto, alleluia, gloria a Dio, amo Gesù. Amo Gesù anche quando non arriva quella risposta subito, anche quando sto aspettando la risposta. Continuiamo ad amare Cristo Gesù, a tenere accesa quella fiamma. Amen. Amen. Alleluia.